Eccoci con Maurizio da Milano, 7 anni fa a Mosca la sua prima medaglia d'oro, un'altra medaglia d'oro dopo 7 anni. Come si fa a rimanere così tanto ai vertici in un'atletica così dura come adesso? Ma penso che soprattutto con la costanza e senza voler strafare in certi momenti, voler accelerare troppo per correre i tempi. Io direi che è importante conoscersi, è importante saper valutare se stessi, quindi io in certe occasioni posso essere stato giudicato anche magari che mi sono accontentato o che ho cercato di cogliere meno di quello che avrei potuto, però i fatti dimostrano che dopo 7 anni sono ancora qui a vincere una medaglia importante, quindi vuol dire che certi discorsi non erano solo per facilità delle cose, ma erano discorsi ben ponderati e valutati su quello che l'allenamento diceva. Cosa vuol dire godersi una medaglia? Si continua ad allenarsi, però senza pensare troppo alle cose in maniera stressante, si continua a gareggiare per divertirsi, perché in fin dei conti abbiamo iniziato a fare l'atletica per questo e penso che sia giusto continuare a farla in questo modo. Ecco, rilassarsi magari vuol dire anche suonare un po', visto che mi dicono lei è un buonissimo sassofonista. Buonissimo no, però comunque vuol dire anche quello, perché mi diverto un pochettino a farlo quando ho tempo, chiaramente adesso sono parecchi mesi che non metto più in bocca sto bocchino del sassofono, quindi sarebbe proprio il caso di riprenderlo un pochettino. E qual è la musica preferita che suona? Ma suono un po' di tutto, ma come musica ascolto molto volentieri Lucio Dalla, che rimane chiaramente l'autore che preferisco. In Casa Italiana un avvio eccellente, non c'è dubbio, ma qualcosa non ha funzionato bene. Il mondo della nostra atletica è stato turbato dall'annosa polemica del doping, sempre difficile da affrontare e soprattutto da risolvere. Le accuse di Donati prima, di Rondelli poi, hanno scosso l'ambiente. Ecco le prime risposte di Enzo Rossi, il commissario tecnico della nostra nazionale, sull'argomento. Sento parlare di queste cose da quando io sono commissario tecnico, dal 1974, e anche ancora prima, perché mi occupo di atletica dal 1954. Ne ho sempre sentito parlare, ne parleremo sempre. E la soluzione la può trovare soltanto la regolamentazione, i regolamenti che già ci sono severissimi,
i più severi regolamenti che ci sono per i controlli di qualsiasi genere, o alle dogane o per l'immissione di droga nel nostro paese o nei paesi degli altri, perché qui oramai controlliamo tutti e non vedo qui i primi quattro, i campioni italiani li controlliamo, i campionati allievi li controlliamo, i campionati juniores li controlliamo, non so che dobbiamo fare, dobbiamo mettere qualcosa qui sotto e tutti quanti vedono quando fanno la pipì. Ma queste accuse, queste denunce secondo te possono anche essere strumentali o comunque dettate da altri motivi o c'è qualcosa di vero, di sostanzioso? Ma io non voglio entrare nel merito, ti ripeto ancora una volta, qui ci sono i campioni del mondo, penso che a tempo debito sapremo rispondere a queste cose. Oggi non voglio più frastornare nessuno, né me stesso né gli altri, perché queste cose non ci hanno colpito, in quanto abbiamo visto ieri che non ci facciamo colpire da nessuno, e poi ne parleremo quando abbiamo le idee chiare e non in mezzo a tanta confusione e a tanti problemi. Sicuramente la faccenda doping non si fermerà a Roma. Sicuramente in futuro si avranno altri sviluppi, ma adesso è meglio continuare a godersi la festa, magari conversando piacevolmente con un personaggio famoso, grandissimo atleta del passato. A Roma c'era anche Ottavio Missoni, che oltre ad intendersi molto di moda, sa tutto, ma proprio tutto, sull'atletica leggera. La sua atletica quant'era diversa da questa atletica? Ma sai, sostanzialmente l'atletica non è che mai una cosa diversa dall'altra, chiaramente cambiano i tempi e tutto cambia, poi cambia molto, ma l'atletica è sempre quella, l'atleta è sempre di fronte al risultato, è lì a battersi contro se stesso in primo luogo e poi anche contro gli avversari, in quel senso lì non è né cambiato niente, tu sei di fronte al salto in alto, chiaro, adesso sono di fronte all'1,40, una volta erano di fronte ai 2,20 o ai 2,18, ma sostanzialmente l'atletica è sempre il gesto, è sempre quello. Ecco, dei suoi tempi il rimpianto di aver dovuto interrompere, lei che era l'unico in grado di poter affrontare i grandi americani sui 400 metri? Ma io non so se ero l'unico, comunque da ragazzo, quando adesso non voglio raccontare qui la mia storia, io a 16 anni ero fortissimo, ero solo in Europa, ero a 17 anni, ero il terzo dopo Lanzi e Harvick, poi ho avuto questi 5 anni, di cui 4 in prigionia, e cosa avrei potuto fare alle Olimpiadi del 44, ho dovuto accontentarmi alle Olimpiadi del 48 quando ero ormai così ridotto ai limiti della forza, poi cosa si poteva fare, le cose vanno come vanno, siamo qui a raccontarcele, è già una bella cosa mi sembra. Ecco, quelle Olimpiadi del 48 come andò? A quelle Olimpiadi no, in fondo non andò neanche male, perché pensi tutta questa cosa qua, io ho fatto i 400 ostacoli alle Olimpiadi del 48, sono andato in finale, ho fatto un sesto posto, onorevole, ma con tutto quello che c'era dietro mi sembra un risultato eccezionale. Sono qui con Paolo Rossi, inviato di un settimanale, comunque che si sta divertendo a vedere queste gare. Io vorrei sapere subito una prima impressione da lui su questo spettacolo, su questo mondiale di atleti. Direi bello sotto tutti i punti di vista, come organizzazione e anche come spettacolo. Nelle giornate iniziali abbiamo già assistito a dei record fantastici, a delle gare stupende, per cui credo che ci sia di che divertirsi continuamente. Insomma, poi sono, credo che sia come manifestazione molto importante a livello di mondiali di calcio, Olimpiadi, forse seconda dietro solo a questo tipo di manifestazioni. Credo che la gente si stia divertendo come mi sto divertendo io, che sono un appassionato di atletica leggera. Come per esempio un contropiede con uno come Ben Johnson, come verrebbe? Sarebbe dura trovare l'antidoto necessario, ci vorrebbe qualche difensore un pochino duro. Senti Paolo, qui si vedono degli atleti che lavorano per anni centrati a questo obiettivo e sicuramente svolgono un tipo di lavoro che forse è un po' diverso dal vostro. Tu cosa pensi, che il calcio debba imparare ancora qualcosa dall'atletica come metodologia, come allenamenti? Sono due discipline completamente diverse, anche come metodologie, proprio come metodi di allenamento. Non si può fare un paragone con uno sport che è completamente diverso. Primo perché questo è uno sport singolo, qui si gareggia da soli, è una competizione dove non c'è collettivo, voglio dire, dove non si maschera e non ti puoi nascondere dietro a niente, perché qua ci sono i tempi, ci sono i risultati. E nel calcio è un pochino diverso, anche se si ha la giornata un pochino storta, magari si ha la fortuna di fare ugualmente gol, di vincere la partita, nonostante è molto diverso, non si può
fare un termine di paragone. Certo è che per ottenere certi risultati anche loro devono allenarsi molto, è un allenamento molto costante, molto duri, ma credo un po' in tutte le discipline oramai, se si vuole arrivare ai vertici è difficile, molto difficile, bisogna fare dei sacrifici, bisogna adattarsi, bisogna aver voglia di arrivare sempre continuamente, quindi per cui a un certo livello è difficile tutto comunque. Ecco, ma quando qualcuno sale sul podio, lo speaker dice il signore XX è un campione del mondo, ti viene in mente? Oh, sono stato anch'io. Sì, prima eravamo qua che sentivamo l'inno nazionale, c'era da Milano sul podio e devo dire un po' di commozione l'ho avuta anch'io, insomma, da buon italiano, sportivo. Credo che sia il risultato che in questi primi giorni mi ha fatto maggiormente piacere, non tanto i record del mondo che sono stati battuti da atleti stranieri, quanto un nostro atleta vederlo vincitore, primo sul podio, l'inno, la bandiera nazionale, insomma, queste cose. Ma ti è venuto in mente anche, l'11 luglio? No, non è che, però insomma qualcosa mi ha ricordato indubbiamente. Senti, passando a te, la tua situazione com'è? Il ginocchio operato, in attesa di vedere come recupererai, quando recupererai e dove eventualmente giocherai il prossimo anno? Sì, è un po', sono in una fase un po' di stallo, così sto cercando di rimettermi un po' a posto, sono sulla via della guarigione completa, penso di averne ancora per un mesetto circa. Così per entrare poi a far parte di qualche squadra che non so ancora, cioè di riprendere appieno la mia attività, di star bene, di correre, di giocare, ecco, penso ancora un mese e mezzo. Mi auguro insomma di star bene e poter giocare ancora a certi livelli. Ecco, ma io l'ultima curiosità che volevo ci togliessi, ma il Paolo Rossi dell'Atletica chi è? È un grande appassionato. No, ma il Paolo Rossi dell'Atletica. Non saprei a chi identificarmi perché ho grande ammirazione per quasi tutti gli atleti. A me piace molto il mezzo fondo, così proprio come disciplina, gli 800, 1500, mi piacciono molto perché sono gare non solo di forza, non solo ma sono gare di cuore, tattiche in cui mi subentra anche il cervello. Nei 100 metri, nei 200 metri non si ha nemmeno il tempo di pensare a niente, si brucia tutto quanto in pochi secondi e si esaurisce tutto. Invece le gare dove c'è anche da fare un certo tipo di ragionamento, a me sono quelle che piacciono molto di più. Per cui se avessi deciso di fare qualcosa a livello di atletica mi sarebbe piaciuto fare proprio il mezzo fondo, non avrei sicuramente raggiunto quei risultati che ho raggiunto col calcio, però avrei fatto quello. Settembre doveva essere il giorno di Edwin Moses e lo è stato. Chi si attendeva al crollo del re dei 400 ostacoli dovrà ancora attendere. Aveva perso quest'anno per la prima volta dal 1977, battuto a Madrid da Danny Harris in una gara che ha fatto sensazione. Per la prima volta Moses dava l'impressione di poter essere battuto. Oltre ad Harris puntava al titolo mondiale anche il tedesco occidentale Harold Schmidt, da sempre rivale di Moses, da sempre battuto. Il re dei 400 ostacoli partiva deciso, fortissimo. Era nettamente primo ai 250 metri e subiva poi il ritorno dei suoi rivali. Sul traguardo piombavano in tre, insieme. Un ultimo disperato guizzo di Moses gli dava la vittoria. La più sofferta e forse la più bella. Quale fattore ha fatto vincere Edwin Moses? Beh, Danny ha corso la sua gara migliore, Harold anche ha corso al meglio della sua forza. Io non ero in forma, ma ho corso abbastanza bene per vincere. Non so se tra le gare che ho corso questa sia stata la migliore. Sono stato fortunato per aver vinto queste gare importanti. Nella gara di Parigi sono scivolato, ho fallito. Avevo un buon tempo per lì. A Madrid era l'inizio della stagione per me. Credo di non aver dato il massimo. Questo tipo di cose succedono, ma la grande gara era oggi e tutti i miei sforzi erano concentrati sulla gara di oggi. Edwin, come hai condotto la tua gara?
Yeah. Se non mi fossi sforzato così tanto all'inizio, avrei avuto più energia alla fine. Quindi una specie di compromesso per quello che volevo fare. Non volevo essere in una posizione per cui mi lanciavo dai 200 metri, ma volevo mettere pressione fin dall'inizio. Edwin, sapevi dall'inizio che avresti fatto 47 secondi? Sì, 47 qualcosa, dipende. Dipende da come va la gara. Non puoi dire che tempo devi fare per vincere. Uno si deve preoccupare dello sforzo che deve impiegare, non preoccuparsi del cronometro. Quella è l'ultima cosa che mi passava per la testa. Se avessi pensato di fare un tempo di 47,6, non ci avrei creduto. Uno si concentra per vincere, non sai mai prima quello che ti occorre per ottenere questo o quello che conta. Ad esempio, Danny ha corso la sua gara migliore e Harold anche è stato equivalente. Io li ho battuti, anche se erano al massimo della loro forma. Sapevi dalla partenza che loro ti sarebbero stati alle calcagna, spingendo sulla linea di arrivo, insomma? Difficile da dire, perché la gara si sviluppa in tante maniere diverse. Io non volevo che loro mi passassero avanti per poi doverli raggiungere. Ho preferito fare la gara come l'ho condotta, mettere cioè pressione su di loro e costringerli a fare degli errori, insomma. Quando sei troppo indietro, tra il nono e il decimo ostacolo, è sempre una situazione critica, perché devi guadagnare terreno ed essere molto veloce. La cosa più critica è superare il decimo ostacolo. Io ho fatto in modo da non colpirlo. Non hai fatto nessun errore nella semifinale? No, non mi interessava molto. La cosa più importante lì era superarla. Dopodiché ti puoi preparare per la finale, cosa che richiede una grande concentrazione per me. Probabilmente per me è stata più dura del solito, perché ho corso così tante gare importanti e so cosa vuol dire mantenere quella concentrazione. Hai dovuto spingere così tanto nelle altre gare? No, assolutamente no. È una nuova esperienza? No, la stessa cosa. Devi correre comunque bene, la gara è dura e non ci sono vie di mezzo, qualunque essa sia. Nonostante tu abbia fatto una bella gara, non hai ottenuto un record. Cosa puoi dire? Beh, tre giorni di competizione ti levano molto. Tecnicamente la gara è andata come volevo, ed è stato bello vincere. Se sarò fortunato un giorno particolare, in un'altra grande gara probabilmente farò lo stesso. Ora devo andare. Toccava poi agli 800 metri e di nuovo gli atleti africani salivano alla ribalta. Dopo Kipchoge, dominatore assoluto dei 10.000 metri, un altro keniano, Conchella, controllava facilmente gli avversari sul doppio giro di pista. Balzato al comando con la sua falcata elegante, leggera, magnifica, si liberava di tutti gli altri concorrenti e volava verso il traguardo. Intanto partite le partecipanti alla gara dei 10 km di marcia. 24 gradi di temperatura e umidità dell'86%. Troppo per una gara in cui le atlete hanno saltato tutti i rifornimenti. La prima classificata, la sovietica Strakova, è entrata nella pista dell'Olimpico poco prima delle 19. Vinceva davanti alla Kerry e alla Hong, ma il dramma stava per cominciare. Molte marciatrici, comprese le italiane Salce e Dorsani, accusavano malori anche gravi, a causa della completa disidratazione. Scene tremende, ed inevitabilmente si accendeva la polemica sulla necessità di rendere i rifornimenti lungo il percorso obbligatori e più frequenti. Dopo il mercoledì di riposo, che divideva i primi quattro giorni di gara dai secondi, si riapriva alla grande. La giornata di giovedì proponeva appuntamenti interessantissimi. C'erano le batterie dei 3.000 siepi e gli occhi di tutti si puntavano su Panetta, agevolmente qualificato. Ma c'erano soprattutto le finali maschili dei 400, dei 110 ostacoli e dei 200 metri. Nel giro di pista si inseriva a sorpresa fra i favoriti Reynolds ed Egbunike. L'ingegnere Sean Loeb
con la sua aria da professore timido e riservato. Sean Loeb, ex studente di ingegneria a Karl Marx Stad, lasciava sfogare in partenza il nigeriano Egbunike e lo attaccava decisamente nei 150 metri finali. La sua azione era fluida, impressionante, decisa. In rettilineo, Sean Loeb si staccava decisamente andando a vincere in 44,33, nuovo primato europeo. Gara splendida, appassionante quella dei 110 ostacoli dominata da Greg Foster, che si propone come uomo da battere anche a Seul. McCoy, partito fortissimo, affondava fino a terminare settimo. Foster controllava la situazione davanti ai due inglesi Ridgeon e Jackson e poi raccontava la gara ai nostri microfoni. Mr. Foster, solo un minuto per la televisione italiana. È stata una bella gara, una bella vittoria. Se l'aspettava? Beh, sì, mi aspettavo una bella gara. Speravo di vincerla. Non dico che mi aspettavo di vincerla. No, però contavo di fare una bella gara. Anche gli altri hanno corso bene. Infatti eravate molto vicini sulla linea di traguardo. Sì, credo che il mio slancio iniziale abbia incitato anche gli altri. Sono felice di come è andata. E non ha importanza che io abbia fatto 13 e l'altro 13-22. Non importa, ho vinto, questo conta. Il prossimo passo sarà Seul il prossimo anno? Speriamo, sì, l'anno prossimo Seul. Per il momento mi preoccupo delle prossime gare. Ne ho 4, poi gli indoors e poi mi preoccuperò anche di Seul. Pensi al record del mondo? Ci penso costantemente, fino a quando lo otterrò. E se non lo otterrò, comunque potrò dire di averci provato. Ma le donne? I 200 femminili erano senza storie, dominati da Silke Gladisch, la tedeschina dell'Est che sicuramente è la degna erede delle grandi sprinter sue connazionali. Dopo la vittoria sui 100, la 23enne raddoppiava, regolando agevolmente l'americana Griffith e la giamaicana Ottey. Ed ecco l'appuntamento principe della quinta giornata di gare. La finale dei 200 piani maschili. Lieta sorpresa per tutti. C'è anche Pierfrancesco Pavoni in campo. Dopo lo stiramento, leggero ma fastidioso, patito nella semifinale dei 100, il romano ha trovato modo di recuperare. Gli occhi di tutti sono puntati su Calvin Smith, ex primatista del mondo dei 100. Smith è il netto favorito. È teso, concentrato. L'ingresso in rettilineo è magnifico. Sei uomini sembrano ancora in grado di vincere. La spunta di un soffio Smith, che piomba sul traguardo con lo stesso tempo del giovane sorprendente francese Kennervé, a soli 2 centesimi davanti al massiccio e potente inglese Regis. Settimo posto onorevolissimo per Pavoni. Ma sentiamo l'opinione di uno che, di 200 metri, se ne intende parecchio. Cominciamo con un flashback. Il 3 settembre del 60, Livio Berruti vinceva le Olimpiadi di Roma, medaglia d'oro in 25. 27 anni dopo, una finale di 200 metri che vale la pena di commentare dall'occhio di un esperto. Ma è stata molto bella, peccato solo che Calvin Smith sia partito in ritardo e per di più, essendo stato messo in maniera molto strana in ottava corsia, non aveva nessun punto di riferimento, per cui gli è mancata la lepre in curva per poter rendere al massimo. È stato molto bello quindi la sua rimonta nel rettilineo. Bella la corsa anche di Pavone, che purtroppo però è ceduto nel finale, e un grosso peccato che non si sia ripetuto lo scherzo che io riuscii a fare 27 anni fa. Ecco, quello stavo pensando, cioè c'è il francese che ha rischiato di fare il Berruti 27 anni dopo. Davvero, questo Kennervé, che quasi nessuno conosceva se non per dei buoni timbri che avesse fatto, ma che era fuori della rosa dei probabili vincitori, invece ha fatto una corsa molto bella, con un grosso finale, e proprio per un'inezia non è riuscito a dare questa grossa sorpresa che avrebbe costituito un altro grosso scacco agli americani.
Ecco, la cosa è un argomento abbastanza spiacevole, però è un argomento di cui si parla. Quanto è cambiata l'atletica in 30 anni, Berruti? Ci sono tanti problemi, si parla di tante cose. Ecco, vedendo dall'esterno, vedendo da uno che ha amato l'atletica e l'ha fatta, qual è la prima impressione? Di disagio, di che cosa? Ma vedi, prima l'atletica era più sport, ora è più spettacolo, e lo spettacolo, come ben sai, è molto condizionato dai soldi. Ora, giustamente, gli atleti sono pagati, però il soldo esige una collaborazione, una partecipazione molto diversa rispetto a prima. Ora tu sei legato a molti impegni, sei molto più condizionato, sei più stressato, quindi anche se l'atleta in fondo è rimasto sempre lo stesso, perché quando tu scendi in campo hai le stesse timori, le stesse paure, la stessa tensione di prima, ora però hai molti più impegni, sei più condizionato, quindi paradossalmente sei meno libero, ed essendo più legato a dei fattori esterni allo sport, lo fai con appunto con questa minor libertà, anche se devi farlo con più impegno, quindi ti devi allenare di più, devi partecipare meglio a questa grossa organizzazione di cui tu sei più solamente un componente, ma non sei tu individualista, quindi ti fa correre il rischio di sentirti più un oggetto che non un soggetto dello sport. Livio Berruti, che rivediamo sempre volentieri e salutiamo volentieri, anche perché il ricordo di quella sua impresa del 3 settembre 1960 è indelebile sicuramente nella mente di tutti gli sportivi italiani. Restiamo in tema di velocità, restiamo in tema di velocisti italiani e parliamo di una nostra vecchia conoscenza, dell'unico atleta che sia riuscito ad inserirsi sia nella finale dei 100 sia in quella di 200 nel corso di questi mondiali, di Pier Francesco Pavone. Un atleta che aveva dato moltissimo da sperare all'inizio allo sport italiano, come quando, battuto solo da Emmelman, arrivò secondo agli europei di Atene su 100 metri. Un atleta che ha avuto un periodo difficile dal punto di vista tecnico e fisico e che adesso sembra veramente ritornato al massimo della condizione, anche se un infortunio gli ha impedito di esprimersi proprio al massimo durante questi campionati del mondo. Pavoni è uno che ha molte cose da dire, le dice tranquillamente, parla di tutto, tocca tutti gli argomenti, anche quelli scabrosi, anche quelli difficili come il doping, sul quale argomento lui si è sempre manifestato molto apertamente e molto decisamente. Ci siamo dati appuntamento tarda mattinata di un giorno qualsiasi di questi mondiali, aspettavamo di vedere arrivare un atleta in tuta, scarpette e calzoncini, invece si è presentato in una macchina scoperta un signore che poi abbiamo riconosciuto in Pavone. Eccolo arrivare. Così con Pier Francesco Pavoni, il giorno dopo la finale di 200, è l'unico velocista che sia entrato in tutte e due le finali, però qualcuno sembra non essere comunque contento, convinto del suo mondiale. Come mai secondo te? Ma perché la filosofia che regna ormai dominante in queste grandi prestazioni è la filosofia della medaglia, e io trovo sia giusta. Però ci sono dei casi, come il mio caso, in cui condizioni fisiche non ottimali, perché purtroppo già dai quarti di finale io ho dovuto correre con uno stiramento, che poi si è tramutato in un altro stiramento, e poi con una successiva gastroenterite che tuttora mi sto portando appresso, ho potuto fare quello che ho potuto fare. Due finali, un settimo posto, un 20:45, diversi 10:20, ma non sufficienti per vincere una medaglia, non sufficienti per correre con gli sprinter d'elite, cioè gli uomini da medaglia, che adesso stanno correndo in tempi incredibili. Basta pensare che i primi due dei 100 metri sono scesi sotto i 10 netti, e che sui 200 metri non c'è mai stata una finale così, dove sei uomini nello spazio di 9 centesimi sono arrivati nello stesso spazio.
forse per simpatia non eccessiva, o forse comunque perché naturalmente la gente è disposta sempre a guardare il peggio, non molti sono convinti dell'entità dell'infortunio accusato dopo la semifinale dei 100 e quindi del fatto che tu abbia corso menomato, cioè praticamente come dire che è stato un tentativo di trovare una giustificazione. Che cosa si può rispondere in questo caso? Dovrei tirarmi giù i pantaloni davanti a questa telecamera per farlo vedere, ma non penso sia il caso. Basta andare a chiedere ai dottori che sono stati vicino a me, a fotografi a cui ho fatto fare le fotografie. Poi ho visto prima anch'io. Certo, perché te l'ho fatto vedere, ma non so, tutti i massaggiatori, fisioterapisti, dottori delle altre squadre, dagli spagnoli ai tedeschi ai francesi, sono venuti là a fare le fotografie e a capire come quest'uomo stava riuscendo a mettermi a posto in una situazione così assurda, così impossibile. L'incidente sicuramente non era gravissimo perché mi ha permesso di correre ed era in un muscolo sinergico, quindi che non è fondamentale nella corsa, ma sicuramente un muscolo che si può lacerare da un momento all'altro e che se si lacera ti mette completamente out da qualsiasi possibilità di meccanica di corsa. Infatti giorno dopo giorno, ora dopo ora, con questi interventi e con specialmente le batterie dei 200 metri in cui controllavo molto la velocità, sono riuscito ad arrivare fino a prendere la finale. Adesso io dico, con questa menomazione, con una gastroenterite come quella e con l'impossibilità tecnica di correre con una fasciatura così stretta, non c'è la possibilità biomeccanica di sviluppare alte frequenze perché ti blocca. Io sono arrivato settimo, più di questo non posso fare. Ma come mai si sta creando comunque una situazione abbastanza strana fra il mondo dei velocisti italiani e il resto dell'ambiente dell'atletica? C'è stato anche in un ristorante romano un tafferuglio fra un tuo collega e un mio collega. Sì. Si cominciano, insomma, che cosa sta succedendo? Ma sta succedendo una cosa fondamentale che è una... È difficile in due parole fare il punto su una situazione che è assai complessa e difficile da spiegare, perché qui ci sono filosofie di vita. C'è modo e modo di praticare atletica leggera ad alto livello. C'è chi crede nell'effettivo valore del training come unico, ripeto, come unico elemento per riuscire a migliorare il proprio limite. C'è chi crede che invece oltre al training ci debba essere qualche altra cosa. C'è chi crede che oltre al training ci debba essere qualche altra cosa e qualche altra cosa.